TGL News del 4 maggio, in primo piano Massimo Toscani, che ha accettato di rispondere positivamente alla richiesta unanime del neo insediato Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dando, come dicevo, la disponibilità per un secondo mandato. Nelle prossime settimane dunque dovrebbe essere formalizzata la conferma del notaio Massimo Toscani alla guida della Fondazione di Piacenza e Vigevano, una conferma non scontata. Toscani in più di un'occasione aveva detto che si sarebbe anche fatto da parte volentieri, invece la richiesta unanime lo ha evidentemente convinto. C'è poi purtroppo una bruttissima notizia di cronaca, perché ieri un 51enne di Fiorenzuola è stato trovato morto nella sua auto in una strada secondaria di Carpaneto per overdose da eroina. Dunque uno spettro che sembra tornare dal passato. Purtroppo la diffusione della droga, di questa droga in particolare, sembra in costante aumento nel nostro territorio. Ci occupiamo anche dei profughi, perché i comuni piacentini che hanno ospitato nei mesi scorsi e stanno ospitando i richiedenti asilo riceveranno dal governo 500 euro per ogni appunto profugo, una somma importante ad esempio per il comune di Piacenza, che si vedrà accreditare 178.000 euro. Tanto sport come al solito, in particolare il nuoto, perché il piacentino Giacomo Carini si sta preparando ai mondiali e dichiara di voler arrivare almeno a una finale, l'appuntamento più importante dopo le Olimpiadi per un nuotatore. Dunque il piacentino si dice pronto ad affrontarlo. Tutto questo, molto altro, nel TGL delle 13:15.